Buongiorno Climber, continuiamo a parlare di puleggia, ma avete chiesto come fare un'autodiagnosi di lesione di puleggia. Allora, l'autodiagnosi di lesione di puleggia è una cosa un po' problematica, come tutte le autodiagnosi, ma spieghiamo il perché, perché i test per le puleggia sono complicati, ma soprattutto perché un dolore praticamente uguale in questo punto, che è sopra una puleggia, non sempre corrisponde a un problema alla puleggia. Perché? Perché lì sotto c'è tanta roba, ok? Possiamo avere una cisti della puleggia, possiamo avere una lesione della puleggia, che dopo non vediamo bene. Una cisti della puleggia, una sinovite, foglietto superficiale, foglietto profondo, possiamo avere una sindrome labrale alla puleggia, può non essere la puleggia, ma un nervo che va ad avere magari un neuromino da compressione, può essere il sistema degli intrinseci che dà fastidio del proprio qua sul lato esattamente dove si inserisce la puleggia, quindi è difficile. Ok, e ora vediamo qual è la classificazione del problema di puleggia.